Dalle valli valdesi alla Sicilia, questo è un po' il, diciamo, l'introduzione che potremmo fare per questo collegamento che stiamo per aprire con appunto Riesi. Credo che siate a Riesi, vedo tante magliette colorate, tanti volti noti, in primo piano Cristina Pretto con i membri del Coretto Valdese. Ciao Cristina, ciao a tutti. Allora, siete in Sicilia in questo momento, in trasferta? Ciao Daniela, ciao a tutte gli ascoltatori, le ascoltatrici. Noi siamo in trasferta, sì, in Sicilia, siamo proprio a Riesi, al Servizio Cristiano. In questo momento siamo così nella sala da pranzo del Servizio Cristiano e siamo arrivati sabato e ripartiremo già domani, ma insomma abbiamo avuto alcune giornate già molto intense. Come nasce questa trasferta del Coretto Valdese di Torre Pellice in Sicilia? Dunque, nasce semplicemente perché una nostra corista, Irene Cogno, è da qualche anno che è qui a Riesi. Che vediamo là dietro, giusto? Eccola là con la maglia gialla, vero o no? No, non c'è adesso. Ah no, ho confuso. È impegnata con i bambini ancora e quindi... E da alcuni anni che ci invitava a venirla a trovare, insomma finalmente siamo riusciti a trovare il tempo, le forze, le risorse necessarie per poter venirla a trovare, sì. Bene, quindi. Bene. E avete anche pensato ad un insomma a un programma particolare? So che avete avuto un concerto ieri sera, giusto? Sì, proprio ieri sera a Scicli, alla Chiesa Metodista di Scicli, avete proposto questo momento di musica intitolato Maestrine. Di che cosa si tratta? Comunque, proprio sempre collegandoci a Irene, che appunto è qui e fa la maestra per i bimbi dell'asilo nido, abbiamo pensato a quelle maestre che a fine Ottocento soprattutto insomma erano andate un po' in tutta Italia nelle nuove scuole valdesi che si aprivano nella, chiamiamolo così, nella diaspora a insegnare e quindi abbiamo voluto ripercorrere il viaggio di una di queste giovani maestre. Noi abbiamo intitolato Maestrine il nostro, così, questo nostro programma, perché intanto affettuosamente, perché erano ragazze molto giovani, con una forte vocazione non solo all'insegnamento ma anche proprio all'evangelizzazione. Questo è anche un po' lo scopo per cui nascevano queste scuole in tutta Italia. E diciamo che a quell'epoca De Amicis scriveva appunto della maestrina dalla penna rossa e quindi insomma in modo affettuoso abbiamo voluto intitolarlo così. Bello, molto bello questo legame tra il passato e il presente, tra il nord e il sud Italia, insomma avete fatto una rete di relazioni davvero. E quindi insomma una trasferta positiva, immagino avrete avuto modo di incontrare tante comunità, ecco, presenti in Sicilia. Sì, allora in particolare ieri siamo stati a Scicli, dove abbiamo avuto un bellissimo incontro alla Casa delle Culture che è gestita da Mediterranean Hope, un incontro in questo periodo. Mediterranean Hope non hanno migranti o sono in attesa di corridoi umanitari, quindi abbiamo incontrato un gruppo di bambini e bambine con cui abbiamo giocato, cantato ed è stato molto interessante sapere il lavoro, conoscere da vicino il lavoro che loro svolgono, e poi la sera questo concerto nella Chiesa Metodista di Scicli. Però adesso ti faccio fare qualche domanda a qualcun altro. Ok, guarda, in realtà siamo quasi in chiusura, però so che voi potreste insomma proporci un piccolo pezzettino insomma di qualcosa, una qualche battuta, qualche strofa di una, magari di un brano, no, che avete pensato appositamente. Che dici Cristina, si può fare? Possiamo improvvisare questa cosa? Va bene. Ci proviamo. Un pezzo che abbiamo fatto nel programma, nel concerto di Maestrine, però è un canto gioioso con cui vogliamo salutarvi e ringraziarvi. Grazie a voi, prego.
Lasciamo Cristina che sistema e che dà le note al coretto. Grazie, ciao, buona continuazione, a presto, grazie mille, ciao ciao ciao. Ringraziamo i membri del Coretto Valdese di Torre Pellice, cioè l'audio purtroppo era un po' così, siamo a distanti, siamo molto distanti, quindi abbiamo fatto quello che riuscivamo, però è stato molto bello averli con noi in diretta e auguriamo di proseguire molto bene questa trasferta che stanno facendo, che si sta concludendo, è vero, ma sicuramente insomma darà modo poi di costruire altri momenti di incontro e di confronto. Intanto noi continuiamo anche con la musica su Voce delle Chiese.